Michele Pirro, che deve assolutamente portarsi al comando di questa gara, perlomeno davanti a Lorenzo Zanetti, e poi sperare che qualche avversario si frapponga tra lui e l'avversario. Terza posizione poi per Pirro, ma arriva Zanetti, prova di nuovo la piratella come ieri, questa volta non va bene, allunga del bianco, ne approfitta Michele Pirro che trova spazio all'interno nel discesore verso le acque minerali, poi l'attacco di Pirro che va al comando, scavalca del bianco in prima posizione, così facendo sarebbe teorico campione italiano, ma in variante bassa arriva lungo Zanetti dopo un tentativo d'attacco furioso nei confronti di del bianco, c'entra Michele Pirro, i due sono a terra, Zanetti campione italiano. Ciao Carlo, hai visto l'incidente che sta facendo discutere tutto il motorsport? Assolutamente sì Giacomo, l'ho visto, non ero a Imola, l'ho vista in diretta in televisione. Ma ti sarei fatto un'idea, ci vorresti dire la tua? Assolutamente. Aspetta, aspetta, prima lanciamo la sigla. Ciao Carlo e bentornato a Crazy Motor Life. Ciao Giacomo, grazie, grazie dell'invito e di questa possibilità che mi dai di parlare, tra l'altro, di CIV, che come sai ce l'ho sempre nel cuore. Parliamo di CIV, ma parliamo dell'incidente che sta facendo discutere bar, salotti, divani, tutti coloro che seguono il motorsport, l'incidente tra Pirro e Zanetti, la tua. Penso che sia abbastanza chiara la cosa, è stato un errore di Zanetti. Nel caso che Pirro avesse vinto, Zanetti doveva arrivare secondo, perché se fosse arrivato terzo i due sarebbero arrivati in classifica a pari punteggio, ma avrebbe vinto Pirro in quanto ha vinto un maggior numero di gare rispetto a quelle vinte da Zanetti. Quindi quando Zanetti ha visto che Pirro se ne stava andando e in mezzo c'era del bianco, lui in quel momento era tagliato fuori dalla lotta per il titolo, ha sbagliato, ha fatto la staccata della vita. Secondo me lui si era concentrato molto su del bianco, perché ragazzi stiamo parlando di una manovra non certo facile, con un muretto da una parte e degli avversari come Pirro e del bianco, quindi lui ha fatto questa grande staccata, si è concentrato su del bianco quando ha visto che del bianco era stato passato, ma davanti era arrivato troppo lungo, aveva Michele Pirro. E a chi dice poteva evitarlo, allora innanzitutto andateci voi a quella velocità con una Z, perché la chiamano chicane, ma quella non è una S, quella è una Z, fa così. Quindi andateci voi a quella velocità e evitate Michele Pirro, anche perché di qua c'è un muretto, ripeto, viene spontanea a un pilota non avvicinarsi al muretto, quindi quando ha alzato gli occhi e aveva Pirro davanti, ha provato a staccare, non ce l'ha fatta e purtroppo è avvenuto il patatrac. Sono cose che non devono succedere, ma purtroppo succedono, specialmente in quella variante. Quindi, secondo Carlo Baldi, un semplice incidente di gara che purtroppo è arrivato in un momento molto particolare del campionato, l'ultima gara dove in realtà veniva insignito il vincitore del campionato italiano velocità. A tutti coloro che invece stanno scrivendo, stanno sostenendo la colpevolezza di Zanetti, che in qualche modo avesse cercato il contatto per evitare di perdere il titolo, cosa dici? Dico che sicuramente non è gente che non segue le gare più di tanto, non conosce i piloti e soprattutto non conosce Lorenzo Zanetti. Ora non voglio star qui a parlare di Lorenzo, che è una persona sicuramente corretta, un professionista molto esperto, così come lo è Michele Pirro, e quindi assolutamente, cioè, non vedo perché Zanetti, ripeto, avrebbe dovuto buttare per terra Michele rischiando di far male ad entrambi. Cioè, ragazzi, non stiamo andando, ma neanche in bicicletta è anche pericoloso, non stiamo giocando con le bambole, voglio dire. Quindi quale pilota si butta volontariamente addosso a un altro pilota? Se lo fa, vabbè, ricoveratelo, perché è partito di melone, voglio dire, ma non è il caso di Zanetti assolutamente. È stato un incidente e ripeto, secondo me il maggiore indizio, la maggiore, perché è una variante femmina, chissà perché, vedi, come diceva quella barzelletta, le cose negative sono al femminile,
la variante incriminata è femmina, no? Mentre il rettilineo che è maschile, no, a parte gli scherzi, quello che voglio dire è lì quanti incidenti sono avvenuti. Il giorno prima lì ha sbagliato ed è caduto Michele Pirro. Cioè, vi dice qualcosa questo o anche questo? Cos'era? Zanetti da lontano gli ha fatto una macumba. Cioè, voglio dire, è una variante anacronistica, a mio parere, pericolosa, perché c'è un muretto da una parte e soprattutto quando si cade in entrata le moto finiscono sull'altro lato, quindi in rettilineo, all'inizio del rettilineo, dove a 50 metri, 30 metri c'è il traguardo. È una variante pericolosa, ne abbiamo viste tantissimi di incidenti, non solo ora, li ho visti nel mondiale Superbike, ne ho viste in tutte le gare. Mi ricorda molto la variante di Monza, la prima variante, qui è l'ultima. Monza era la prima. Ogni volta che partiva una gara di moto, io non guardavo la prima variante perché ho visto incidenti allucinanti. Cioè, ultimo ma non ultimo, insomma, il povero Marsili che addirittura è morto bruciato in quella variante. Nelle piste moderne, grazie a Dio, queste chicane non esistono. Quindi, ripeto, parlare di Zanetti che l'ha fatto apposta o è gente che lo fa in malafede, allora questo è un altro discorso, oppure è gente che non segue le gare, non segue i piloti, però ecco, comunque vuol dire non averci capito molto, insomma. Molti dimenticano che a aprile 2022 Zanetti ha rischiato veramente non solo la carriera ma anche la vita a Misano, ha avuto un brutto incidente, ha recuperato a tempo di record ma aveva tanta paura, ha perforato un polmone, costole rotte, cioè di tutto di più, per cui ecco, Zanetti dopo che ha passato quello che ha passato si lancia contro Michele Pirro. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Lo scenario che hai raccontato proprio tu, hai ipotizzato proprio tu, quello della moto che cade in ingresso della variante e taglia il rettilineo del traguardo proprio all'uscita di curva, è quello che è successo al povero Luca Bernardi in gara 1, che perde il podio proprio per la caduta di Michele Pirro. Esatto, ma successe, vado ancora più indietro nel tempo, Simoncelli e Max Biaggi. Simoncelli entra, vabbè, diciamo proprio alla garibaldina. Biaggi per fortuna non cade, i due si toccano, però Simoncelli si appoggia a Biaggi e fa la curva. Biaggi va dritto e trascina dietro di sé il povero Ben Spies, che quindi arriva quarto, non mi ricordo. Non è un tipo di curva che possa essere, diciamo, compresa in un circuito di moto. Questa è la realtà. Poi esiste tutto, si può far tutto, però se parliamo di sicurezza, parliamo di motociclismo, quella variante lì non ha molto senso. Allora, noi facciamo invece i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Michele Pirro. Assolutamente. È la cosa più importante. Se volete conoscere il pilota Lorenzo Zanetti, abbiamo fatto una bellissima intervista proprio all'inizio di quest'anno, che vi lascio da qualche parte nel monitor, quindi cliccateci sopra, andate a vedere di chi stiamo parlando. Un pilota che ha un background mondiale, dove ci racconta nella sua intervista, vado a memoria, un giro dietro a Casey Stoner. Quindi se volete anche andare a sentire delle chicche, dei miti del motociclismo, andate a guardare l'intervista. E parlando proprio di altre categorie, il CID questo weekend ci ha regalato diversi campioni. Carlo, ce n'è qualcuno che ti ha colpito in particolare o che vorresti sottolineare? Ma sai, ogni campione ha una propria storia, nel senso una storia importante, no? E questa di Zanetti ne abbiamo parlato in lungo e in largo, a mio parere è meritato perché ha sbagliato meno, a parte questo errore gravissimo, ma voglio dire, Pirro o vinceva o andava in terra, e questo ha condizionato un po' il suo campionato. Non dimentichiamoci poi che siamo arrivati a Imola con Pirro in vantaggio di 9 punti, ma ha buttato via tutto in gara 1 scivolando in quella famosa variante. Quindi alla fine, se, a mio parere, Zanetti l'ha anche meritato nel contesto del campionato. In Supersport, che è la categoria che io preferisco, nel senso che è quella che seguo un po' più da vicino, beh, anche qui è una storia bellissima, Simone Corsi lascia il mondiale, approda al CIV e lo vince, non è da tutti, ha dimostrato di essere veramente un pilota a 360 gradi, perché sai, qualcuno poteva sentirsi magari sminuito, passare dal mondiale al CIV, lui invece ci ha messo il massimo impegno, perché attenzione, non si vince il CIV se non ci metti tutto il tuo impegno, tuo, del team, della moto,
Quindi voglio dire veramente bravo Simone Corsi. Ieraci è rinato perché aveva passato degli anni un po' difficili, buttato nel Mondiale 300, anche lui sembrava abbia fatto un passo indietro arrivando al CIV, e invece è rinato e il prossimo anno torna nel Mondiale 300, ma con uno spirito nuovo, con una mentalità completamente diversa, con la mentalità del vincente, perché Ieraci ha vinto il titolo, ha vinto la wild card a Imola, guarda caso, quindi insomma voglio dire è rinato nel vero senso della parola. In Premoto 3 ha vinto Liguori, complimenti a lui, ma sai, io in questo campionato non guardo al singolo, questa è, diciamo così, è un po' dove nascono tutti i campioncini che poi cresceranno nelle categorie del CIV per poi approdare, questo è il mio augurio, chiaramente nei maggiori campionati mondiali. Nasce tutto dalla Premoto 3, quello è il primo gradino, quindi bravo Liguori, ma bravi tutti, e il prossimo anno, poi ne riparleremo, la categoria tornerà ad avere un motore 250 Honda, quindi insomma si omologherà poi nel contesto più ampio dei campionati giovanili, diciamo mondiali, europei e mondiali. E poi passiamo, vabbè, a un altro campionato che io seguo sempre con molto interesse, perché le conosco quasi tutte, sono tutte ragazze simpaticissime, veramente in gamba, e parliamo del campionato europeo femminile e italiano femminile. È stato il primo anno dell'italiano femminile, ha vinto Roberta Ponziani, seconda Sara Cabrini, quindi bravissime, terza Arianna Barale, anche lei aveva avuto tanti anni fa, insomma tanti, 3-4 anni fa, perché è talmente giovane, un brutto incidente al Mugello, non solo si è ripresa, ma insomma questo terzo posto nel campionato italiano le fa veramente onore. Bravissima Roberta Ponziani, la più brava a mio parere, senza nulla togliere alla Cabrini ma anche a tutte le altre, però Roberta ha qualcosa in più. Ricordiamoci che lei nell'europeo è l'unica italiana, è stata l'unica italiana quest'anno ad avvicinare le terribili spagnole, e infatti se parliamo di europeo l'aveva già vinto Beatriz Neila Santos con la sorpresa, ma una sorpresa annunciata, di questo WEC, Women's European Championship, che è Natalia Rivera, spagnolina di 16 anni, scusami, appena compiuti, che ha fatto seconda a Portimão nella R3 Cup, nella finale europea della R3 Cup, è arrivata seconda anche a Imola dietro a Beatriz, e seconda anche in campionato. Però ripeto, tanti secondi posti, ma per una ragazzina di 16 anni, attenzione a Natalia, perché diciamo il futuro del motociclismo femminile è lei, secondo me. Carlo, hai parlato di competizioni mondiali, e allora in me la domanda sorge spontanea: c'è stato quest'anno la promozione di un matrimonio che vede il CIV e campionato italiano velocità e Dunlop, quando invece in tutte le altre manifestazioni a livello mondiale troviamo un altro brand che mette le scarpette alle moto. Tu cosa pensi di questa operazione qua? Ma io non la capisco, nel senso che, fermo restando il grande lavoro della federazione, ma proprio per questo che non capisco questa scelta, perché correndo tutti con gomme Dunlop, i nostri piloti o pilotini, quando andranno poi nelle competizioni internazionali, troveranno Pirelli. Può sembrare una cosa da poco, ma non lo è, perché io corro tutto il mio campionato, la mia stagione, con una gomma, e poi vado a fare una wild card o comunque mi confronto con i migliori al mondo che hanno un'altra gomma, e quindi io parto svantaggiato. E se faccio un round, se faccio solo un round venerdì, sabato e domenica, non riuscirò neanche forse ad adattarmi in tempo, ad adattare la mia moto, il mio mezzo, alle gomme, oltre che il pilota. Quindi è una scelta, secondo me, condizionata solo da un fattore economico, che per carità ha molta importanza. Per fare le gare ci vogliono i soldi, per correre nei maggiori circuiti italiani, perché non dimentichiamo che il CIV corre solo su piste importanti, sicure, ma molto costose, e quindi chiaramente la federazione ha dei costi, e va bene, questo è stato un accordo, secondo me, voglio pensare abbiano pensato più all'aspetto economico per mandare avanti tutto il carrozzone del CIV, però non è certamente a vantaggio dei piloti. Rischio di essere così accusato di essere un sostenitore Pirelli, ma
Io seguo il campionato mondiale Superbike in tutte le categorie e praticamente si battono i record delle piste in tutte le categorie, in tutti i round, quindi a dimostrazione che anche le gomme sono sempre più competitive. Questo sta a significare il grande sviluppo che fa la Pirelli. E non a caso è la gomma, come hai detto tu, dei campionati mondiali, della maggior parte dei campionati nazionali. Ancora una volta il CIV va in controtendenza, dopo aver messo la centralina unica nella Superbike, poi da aver spostato da 250 a 450 le moto della Moto3. Nella pre-Moto3 dal prossimo anno si correrà con la Honda 250, è la moto con cui corrono tutti i campionati giovanili, tutte le Talent Cup, per cui il CIV era un po' in controtendenza. Per quanto riguarda la pre-Moto3, rientriamo in carreggiata, ma rimaniamo fuori con la Moto3, e questo è discutibile, però non sto dicendo sia una scelta sbagliata, ma è comunque al di fuori dei canoni mondiali, europei e mondiali, e siamo completamente fuori con il discorso Dunlop, che però, essendo il main sponsor del CIV, hanno voluto così e insomma va bene, questa è stata una decisione, personalmente non sono d'accordo, il CIV andrà avanti lo stesso. Carlo, noi ti ringraziamo innanzitutto per averci dato il tuo autorevole parere per quanto riguarda questi argomenti che sono un po' febbricitanti all'interno del panorama motociclistico. Invece per tutti voi vi invito a seguire il CIV il prossimo anno perché è una manifestazione fantastica, è una manifestazione stupenda dove si può toccare con mano palpabile nell'aria la passione, la voglia di motori, la voglia di due ruote, la passione dei ragazzini, la passione del pilota ormai navigato che non riesce a smettere di essere dipendente di quell'adrenalina che regalano solo le due ruote. Se qualcuno della federazione invece ci volesse raccontare o ci volesse spiegare un po' il perché di queste varie scelte, noi siamo qua, basta contattarci all'indirizzo mail per organizzarci. E Carlo, grazie a voi tutti, non mi resta che dirvi iscrivetevi al canale perché il 94,7% di voi non è iscritto, mortacci vostra come dicono da qualche parte, quindi iscrivetevi al canale così mi aiutate a portare sempre nuovi contenuti. Carlo, grazie ancora e al prossimo appuntamento. Scusami, e poi è gratis, non è che costa l'iscrizione, quindi voglio dire, non vedo perché non vada fatta. Ciao Giacomo, grazie a te, grazie a tutti. Ciao Carlo, grazie.